Ciao insegnanti, bentornati su questo canale. Oggi andremo a vedere insieme la procedura per insegnare i metri inusuali ai nostri allievi. Sono sempre quella cosa che rimane un po' lì e oggi andremo a vederla insieme. Io mi chiamo Marta, sono una maestra di musica e in questo canale aiuto gli insegnanti di musica a spiegare e insegnare in modo facile, con parole semplici e comprensibili a tutti. Mi raccomando, guarda questo video fino in fondo perché siamo insegnanti di musica, abbiamo bisogno di utilizzare le procedure correttamente e te le svelerò tutte. Prima iscriviti al canale per non perderti le puntate di questo nuovo format, Come insegni questo, in cui ti spiego tutte le mie tecniche per insegnare in modo facile e soddisfacente la musica a tutti i tuoi allievi. Cominciamo col dare dei riferimenti. Innanzitutto, che cosa sono i metri inusuali? E perché dovremmo occuparci di insegnarli all'interno delle nostre lezioni indipendentemente dallo strumento che insegniamo. I metri inusuali, lo dice la parola stessa, sono quei metri che non utilizziamo spesso nella nostra società occidentale per quanto riguarda l'apprendimento della musica, ma anche l'ascolto della musica, perché è basata prevalentemente sul metro binario e sul metro ternario. I metri inusuali sono ad esempio il 5 ottavi, il 7 ottavi inusuali che non sentiamo spesso e che non sono così presenti all'interno della nostra cultura. Se solo ci spostassimo di latitudine, i metri inusuali diventerebbero i metri usuali e un binario sarebbe difficilissimo da tenere, idem per un ternario, perché non sarebbero parte di quella cultura. Quindi per noi questi sono metri inusuali. E come definizione sono quei metri che hanno i macro di una lunghezza differente. Andremo a vederlo durante il processo di spiegazione. Perché è importante spiegare anche i metri inusuali insieme al metro binario e il metro ternario? È importantissimo perché altrimenti è come se saltassimo tutta una parte di vocaboli musicali che diventano importanti anche per comprendere meglio quelli che sono invece i metri usuali. Prima di decidere di insegnare i metri inusuali a un bambino o a un adulto, dovete assicurarvi di due cose in particolare. La prima, che il metro binario e il metro ternario siano dei concetti stabilizzati. Ok? Parleremo anche di come far stabilizzare il metro binario e il metro ternario, però devono essere stabilizzati. Come si fa a sapere se sono stabilizzati? Innanzitutto, se chiediamo a un allievo, semplicemente ascoltando senza spartito, questa canzone in quale metro usuale è, metro binario o metro ternario, l'allievo deve essere in grado di rispondere, di sentire, di coordinarsi attraverso il corpo nella ricerca del metro. La seconda cosa importantissima è assicurarsi di aver già esposto attraverso l'ascolto i vostri allievi ai metri inusuali. Cosa vuol dire? Significa che non possiamo arrivare e insegnare un concetto che di cui l'allievo non ha mai sentito parlare, già come termini, ma in più non ha una forma sonora all'interno della sua testa. Possiamo facilitare il processo di apprendimento andando a far ascoltare dei brani. Lo potete fare attraverso dei semplici brani di ascolto. Se non l'avete mai fatto, potete usare le mie playlist, ve le condivido qui sotto, e con queste iniziare una base di ascolto. Io, per esempio, quando so che voglio introdurre i metri inusuali con determinati allievi, inizio assegnando come compito di ascoltare quel brano specifico di cui mando il link, e in questo modo so che ho già cominciato a far assimilare il concetto di metro inusuale, ancora in maniera inconsapevole, ma è esattamente così che dobbiamo creare la forma sonora per i nostri allievi. Come facciamo a insegnare i metri inusuali? Lo facciamo attraverso un brano guida che scegliamo appositamente per esporre il primo concetto di metro inusuale. Io ho composto una canzone che si chiama 5
polipini ed è riutilizzabile per qualsiasi strumento, voce, ovunque, e potete tranquillamente trasportare la tonalità in modo che sia facile per i vostri allievi. E questa canzone che andremo a imparare insieme all'interno di questo video, mi raccomando rimani fino alla fine perché tutto il processo è importantissimo, è creata appositamente perché quando voglio proporre il concetto di metro inusuale devo fare assolutamente in modo che il resto delle cose che dirò all'interno della mia lezione siano concetti conosciuti. Quindi, per esempio, ho composto questa canzone sul modo maggiore, che è assolutamente un concetto stabilizzato per il mio allievo, deve esserlo nel momento in cui voglio proporgli una canzone inusuale nel modo maggiore, e che le funzioni di questa canzone siano conosciute, quindi primo, quarto, quinto grado troverà nell'armonia, sono tutte le cose che dirò devono essere conosciute. L'unico concetto ancora sconosciuto deve essere il metro inusuale, altrimenti iniziano a sommarsi il tutto e il nostro allievo non riuscirà a comprendere correttamente il concetto che vogliamo passargli. Questo è davvero un punto importante perché troppo spesso, per esempio, partiamo a parlare dei metri inusuali facendo suonare Take Five, ok? O facendo ascoltare e facendo l'analisi armonica di Take Five, ok? No, stiamo facendo troppe cose contemporaneamente, ok? Quindi brani semplici, meglio se composti appositamente per quello, e potete tranquillamente riutilizzare questo brano, vi lascio lo spartito qui sotto, potete scaricarlo, riutilizzarlo nelle vostre lezioni e assolutamente io sono felicissima se lo fate, e fatemi sapere se vi funziona questa procedura e riuscite a insegnarla in questo modo e se la canzone è stata utile anche ai vostri allievi. La procedura con cui insegno una canzone in un metro inusuale è la stessa con cui insegno una canzone nel metro usuale, quindi adesso andremo ad ascoltarla tante volte. Andremo a trovare le sue funzioni principali e nello stesso momento in cui insegno la canzone, quindi il mio allievo apprende in modo pratico qualcosa, gli passo il concetto di metro inusuale. Iniziamo sempre esponendo i nostri allievi alla canzone in modo intuitivo, quindi andiamo a togliere qualsiasi parola, qualsiasi nome delle note, qualsiasi sillaba tonale, e andiamo semplicemente a utilizzare una sillaba neutra per esporli in audio orale all'apprendimento della canzone. Param pam para, param pam pa, param pam para, param pam pa, param pam para, param pam pa. Param pam para param pam pam. Chiediamo ai nostri allievi di muoversi nella stanza, iniziamo anche noi insegnanti ad utilizzare un movimento a flusso mentre suoniamo, cantiamo. Param pam para param pam pa, param pam para param pam pa, param pam para param pam pa, param pam para param pam pa. Quando cercate di mantenere un movimento a flusso, imparate bene la canzone prima. Se il metro inusuale non è ancora stabilizzato dentro di voi, andate a lavorarci assolutamente, potete farlo anche attraverso questa canzone su di voi. Tante volte abbiamo bisogno di ripetere la canzone. Pronti a ascoltare? Param pam para param pam pa, param pam para param pam pa, param pam para param pam pa, param pam para param pam pa. Ora entriamo nel vivo delle spiegazioni dopo che le avremo ripetute tante volte, ok? Tre volte non sono tante, 10 volte comincia ad essere un numero buono, anche 15, ok? Potete fare tantissimo lavoro e far fare tanta esperienza ai vostri allievi ripetendo tantissime volte insieme, facendo, ascoltando in modo diverso, muovendovi in modo diverso. E tutto questo è fondamentale ancora di più che andare a mettere le mani sullo strumento. Ok, dopo aver attivato i processi di audiation, averla ascoltata a flusso, in questo caso la canzone, noi insegnanti sappiamo che è in 5 ottavi, quindi cominciamo a far cercare ai nostri allievi i macro. Cominciamo a fargli fare esperienza, gli chiediamo proprio di cercare i macro. I macro sono le pulsazioni forti, sono lo spostamento
del peso da un piede all'altro. Quindi possiamo chiedere di farlo in piedi, se lo chiediamo di farlo da seduti, una posizione comoda, io di solito chiedo di stare a gambe incrociate e di spostare. Okay. Sugli ischi il peso del corpo, quindi proprio di dondolare, il bambino ha la percezione di dondolare. E andiamo a cercarli senza ancora dare dei concetti, dei preconcetti sul metro. Quindi chiediamo ai bambini o all'adulto di trovarlo e vediamo come si muove. Siamo sempre in osservazione del nostro allievo. Param pam para, param pam pa. Param pam para, param pam pa, param pam para, param pam pa. Io sento du, 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 du. Andiamo a metterci una sillaba ritmica sopra, in questo caso è du, 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 e andiamo ad evidenziare i macro con il corpo e con la voce. Du, 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 du. Du, facciamo notare al nostro allievo che questi macro hanno due lunghezze diverse. Come facciamo a farglielo notare? Perché la percezione semplicemente spostandosi potrebbe essere leggermente diversa, ma non la sento. Come facciamo? Chiediamo di camminare sopra i macro. Chiediamo di camminare e vediamo che cosa succede. Di solito faccio un esempio prima prendo una canzone di riferimento nel metro binario che già conoscono e quindi cammino sopra questa canzone e i miei passi saranno tutti regolari perché nei metri usuali i macro sono tutti regolari, quindi si trasformano in una camminata nella stanza regolare sopra i macro. Potete prendere qualsiasi canzone, io per esempio rimaniamo sempre nel modo maggiore, faccio usare pam 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 pa, andiamo a camminare sopra i macro, pam 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 pararam pam pam. Ok, poi faccio fare la stessa cosa con un metro in ternario. Col metro ternario mi accorgo che i miei passi sopra i macro sono identici. Ok, per esempio. Param pam param pam param pam pa, param pam param pam pa. I miei micro sono diventati du da di du da di du da di du da di. Param pam param pam param pam pa. Mi muovo sempre in modo regolare, cammino in modo regolare. Se però io torno alla mia canzone Cinque Polipini, ok? Mi accorgo che cammino zoppicando quasi. Param pam para, param pam pam, param pam param, param pam pam, param pam para. Un passo è più lungo, un macro è più lungo e un macro è più corto. A questo punto andiamo a far notare ai nostri allievi che su uno dei macro possiamo mettere tre micro. Du babi dube. Du babi dube, du babi dube. Ecco che comincia a comparire questa forma del metro inusuale, il 5. Du babi dube, du babi dube. Come funziona questa associazione ritmica? Ok? Sillabica ritmica. Du babi dube. Le sillabe dei miei metri usuali, du da di nel ternario e dude nel binario sono state sostituite dalla lettera B. Du ba bi. Du ba bi dube, du ba bi dube. Perché utilizziamo la B e non la D come usavamo nel ternario? Semplicemente per fare in modo che l'allievo abbia un'associazione sillabica ritmica che sia solo per il metro inusuale. Quindi nella sua testa andrà a suonare subito du ba bi dube, du ba bi dube, du ba bi dube. È importante che il nostro allievo senta bene i macro e i micro. Questo è il fulcro della nostra lezione perché abbiamo deciso di insegnare un metro inusuale, ok? Quindi questa cosa è fondamentale. Du babi dube, du babi du, du babi dube, du babi du, du babi dube, du babi du, du babi dube, du babi du. Notate che la canzone è stata costruita appositamente per far sentire anche all'interno della melodia la suddivisione, ok, dei micro. Du babi dube, du babi du, du babi dube. Ok, quindi vado a parlare, ok, la canzone utilizzando le sillabe ritmiche.
Ok, una volta che abbiamo dato questi riferimenti, che abbiamo stabilito questo, insegnare la canzone in realtà sarà molto semplice, ok? Cominceremo con l'assicurarci che il nostro allievo la sappia ricantare, quindi utilizzeremo tutta la nostra procedura del canto guida che io insegno agli insegnanti della formazione Intuito Musicale e ti invito ad andare a scoprirla nel link qui sotto, mi farebbe davvero, sarebbe un onore cominciare a lavorare insieme a te per portare apprendimento della musica intuitivo in cui anche per noi insegnanti sia facile spiegare. Ti invito davvero a dare un occhio almeno al link qui sotto per scoprire una nuova formazione. Quindi andremo a spiegare la nostra canzone facendo in modo che il nostro allievo attivi i processi di audition che abbiamo già attivato in questa prima parte della spiegazione, possiamo andare a mettere la nota base sopra i macro. In questo caso chiederò al mio allievo se sente un modo maggiore o un modo minore, ok? E andiamo a mettere in associazione sillabica tonale do. Chiediamo al nostro allievo di tenere per tutto il tempo do, 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 do. Do, sopra i macro andare a mettere do, 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 do. Non importa se le funzioni cambiano all'interno della canzone, a un certo punto abbiamo il quinto grado, abbiamo anche il quarto, ok? Non importa. Nota base sopra i macro, anche per iniziare a sentire che nella nostra armonia cambierà qualcosa. Ci sarà qualche allievo che naturalmente comincerà a cambiare la nota base perché inizia a sentire qualcosa nell'armonia e quello è un ottimo processo che dobbiamo attivare spontaneamente. Non potete iniziare la vostra prima lezione di strumento con questa canzone, ovviamente. Abbiamo detto che ci servono dei concetti stabilizzati prima di andare a insegnare i metri inusuali, ma è assolutamente importante cominciare a farlo, ok? Perché se non lo facciamo mai, non stiamo facendo un favore al nostro allievo. Da qui, assicurati che il nostro allievo sappia ricantare. Param pam para param pam pa param pam para param pam pa. Ok, tutta la canzone senza le sillabe andiamo a mettercele davvero, quindi andiamo a cantare la canzone con le sillabe, a insegnarla in questo modo. Do sol mi sol mi do sol mi sol do sol mi sol mi fa sol la do do sol mi sol mi do sol mi sol do sol mi sol mi re fa si do. E andiamo a insegnarla, possiamo già farlo con lo spartito se il nostro allievo è più avanti, oppure ancora gli facciamo del gran bene se rimaniamo ancora in questo momento senza spartito. Quindi andiamo in associazione tonale, gliela facciamo imparare in questo modo, insegniamo anche il suo basso ed è bellissimo insegnare il basso di una canzone in un metro inusuale. In questo caso il nostro basso sarà do, 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 sol, do, do, fa. Fa, do, 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 sol, do, do, sol, do. E sarà veramente un boost per la musicalità andare a lavorare in questo modo. Se abbiamo più allievi, possiamo far cantare a degli allievi la melodia, suonare il basso agli altri, oppure solamente ancora cantare. E poi andare a suonarla sarà facilissimo, ok? Perché possiamo andare a metterla sempre sulla nostra mano, siamo nel modo maggiore, do è la nostra nota base, quindi do sol mi sol mi do sol mi sol. Andare a ricantare la nostra canzone qui e poi andare a trasportarla sulla mano. Do sol mi sol mi do sol mi sol do sol mi sol mi fa sol la. Questo vale per qualsiasi strumento e questo passaggio alla mano dovrebbe essere sempre fatto, anche se insegniamo flauto o violino, qualsiasi strumento, ukulele, andiamo a trasportare sulla mano, andiamo a riportare a una dimensione corporea che però, di cui però possiamo ancora fare esperienza senza andare all'esterno, perché qui siamo ancora internamente come percezione. Quando andiamo sullo strumento siamo all'esterno, sta uscendo da noi la musica, ok? E quindi da lì in poi è un altro processo quello che possiamo attivare.
pare che può comprendere anche la lettura, la scrittura, eccetera, eccetera. Mi raccomando, abbiate cura di insegnare sempre anche la linea di basso di una canzone. Se sta insegnate uno strumento che è prettamente melodico, mi raccomando, insegnate la linea di basso come se fosse una melodia. Suonate voi, siete due violini, suonate, l'allievo suona la melodia, voi suonate il basso e poi fate il contrario, ma insegnatela, perché se non andiamo noi insegnanti a sviluppare il senso armonico dei nostri allievi, difficilmente qualcun altro se ne prenderà cura. So che abbiamo detto tante cose in questo video, mi raccomando, riguardalo, riascoltalo, fallo davvero tuo, e se hai domande io sono disponibile nei commenti, oppure puoi passare sulla mia pagina Instagram, dove sono attiva tutti i giorni e rispondo agli insegnanti, pubblico un sacco di informazioni ogni settimana, anche per insegnarvi a lavorare meglio a livello organizzativo, quindi con il mio corso Insegnare Musica Online o con i corsi sulla didattica musicale, in cui il mio obiettivo è veramente andare a spiegare le cose in modo semplice. Spero che questo video ti abbia aiutato, lasciami un like, iscriviti e continua a guardare anche gli altri video, perché ce ne sono davvero tanti che ho realizzato e sto realizzando ogni settimana. Fammi sapere anche se hai degli argomenti specifici di cui vuoi che io parli, iscriviti al canale e ci vediamo nel prossimo video.